Palazzina di Via Lazio a Montesilvano, ultimo atto, almeno per la parte di proprietà del comune di Pescara. 59 appartamenti dal secondo al sesto piano, il resto dell'edificio pari al 51% è di proprietà privata, con l'amministrazione che ha provveduto a liberare gli alloggi dagli abusivi, sistemando invece gli aventi diritto in altre case comunali. Insomma, da punto di degrado ad opportunità. Chiusa questa fase, si diceva, da oggi se ne apre un'altra, come illustrato in conferenza stampa dall'assessore Isabella Del Trecco. L'amministrazione ieri 27 luglio con un bando ha messo in vendita gli alloggi. Era giusto in primis dare dignità a quelle famiglie che ormai convivevano in una situazione terribile sotto tutti i punti di vista, igienico-sanitari e di sicurezza. Quindi dopo un duro lavoro effettuato anche con la Polizia Municipale di Montesilvano e lo stesso Comune di Montesilvano, abbiamo fatto diversi censimenti e quindi abbiamo potuto dare una risposta migliorativa a quelle famiglie. Ovviamente togliendo quelle famiglie a seguito di un'ordinanza alla fine che non avevano più diritto. Questo a cosa ha portato? Chiaramente ha portato a ridare dignità ad una zona che, sebbene non sia direttamente sul comune di Pescara, però il comune di Pescara ne detiene circa il 49%, e quindi un avviso pubblico di vendita per 1.465.000 euro a base d'asta, che speriamo vedrà la partecipazione di persone, società, chi che sia interessate, e che consenta di ultimare anche lì ulteriormente il cerchio, nel senso che al momento è chiuso, abbiamo provveduto a chiudere tutti gli appartamenti e tutti gli accessi comuni a quell'immobile, e speriamo che se qualcuno acquisterà potrà dare ulteriore dignità con una demo ricostruzione o quello che riterrà opportuno poter fare. La tempistica di questo bando? La tempistica è quella di poter proporre entro il 14 ottobre, quindi considerando il mese di agosto abbiamo dato un pochino più di tempo, entro il 14 ottobre le proposte, che poi chiaramente vedranno l'apertura il 15 ottobre, quindi il giorno successivo.